Rossana Pilloni del gruppo interreligioso di Terni. Ecco, le chiedo il senso di questa iniziativa qui di oggi, dove è stato piantato nei pressi della Basilica di San Valentino un albero della pace, un ulivo. Sì. Oggi si riunisce su iniziativa dell'Associazione San Valentino Borgo Garibaldi il gruppo di preghiera interreligioso Un Attimo di Pace, che è un comitato spontaneo di cittadini, di religiosi e semplici credenti che hanno voluto creare questo gruppo di condivisione di tutti quelli che sono i valori comuni a tutte le religioni. Di questo gruppo fanno parte stabilmente le due moschee di Terni, la Chiesa di Scientology di Roma, che ha voluto unirsi a noi, e il gruppo buddista Soka Gakkai, la Chiesa Valdese Metodista e varie altre confessioni religiose e anche credenti o semplici laici che semplicemente sono interessati a sapere quali sono tutti i punti fondamentali che uniscono le varie religioni del mondo. Questo gruppo è nato circa 2 anni fa da un'iniziativa della dottoressa Stefania Filippi, che è una dirigente del comune di Terni, adesso in aspettativa. E noi adesso stiamo portando avanti con delle iniziative di carattere civico questo gruppo, quindi adesso ci riuniamo per piantare appunto un albero d'ulivo che simboleggia la pace fra le diverse razze e le diverse religioni. E la prossima riunione sarà la Festa dei Popoli, che chiuderà il Cine Festival Popoli e Religioni il 20 novembre. Ecco, le chiedo quali sono i rapporti con la Chiesa Cattolica. I rapporti con la Chiesa Cattolica sono ottimi, tant'è vero che la presenza del parroco di San Valentino oggi, Padre Bosse, lo testimonia. Di questo gruppo fa parte anche la Chiesa Cattolica e oggi non è potuto venire. Anche c'è un parroco che partecipa di solito ai vostri incontri. E anche la Chiesa Cattolica ovviamente fa parte di questo gruppo, perché è la più radicata sul territorio. È stato scelto San Valentino proprio perché in tutto il mondo San Valentino rappresenta la pace, anche per chi non è cattolico e magari non conosce affatto la storia di San Valentino, che è stato il vescovo di Terni. Però San Valentino, come i ternani sanno benissimo, rappresenta la pace tra le religioni, perché la sua storia è legata a un matrimonio impossibile tra una donna cristiana e un soldato romano. Quindi l'Associazione San Valentino Borgo Garibaldi, che appunto tutela questo piccolo parco, ha avuto l'idea di riunire varie etnie e varie religioni, tutte quelle che sono presenti sul territorio, in segno di pace, e noi tutti gli anni ritorneremo a prenderci cura di questo alberello d'ulivo che rappresenta la nostra idea di pace. Quindi speriamo che come cresce l'albero cresca anche la pace in questa città e speriamo nel mondo. È quello che ci auguriamo. Grazie a Rossana Pilloni. Grazie a voi.